ha bisogno di presentazioni in città, ma in fondo neanche nel circondario, dopo il grande successo della sua partecipazione a Cuochi d'Italia, il programma di cucina di TV8 in cui si sfidano i migliori cuochi delle regioni del bel paese. È Rosita Merli, per tutti Rosita del Generale, vera e propria istituzione della cucina di Gubbio, da anni nel settore del food, che oggi è sempre più in crescita anche in televisione. Nel bel mezzo di uno shooting ci ha raccontato come è iniziata la sua carriera. È iniziata proprio da qui, da questo ristorantino che era di mia suocera, e c'era mio marito. Io sono venuta a lavorare qui, ma forse perché mi piaceva mio marito. Era un amore così, con gli occhi, non era un amore come adesso, da dire, no? Con una tanta libertà, no. Sono venuta però a lavorare qui con mia suocera. Devo dire, ho fatto una bella gavetta, perché lei era molto rigida, era proprio una generala. E sinceramente mi ha insegnato tante cose. Ricchissimo il ricettario familiare, ora custodito con orgoglio e ammirazione da Nadia, figlia della cuoca della TV, per la quale Rosita è un punto di riferimento e una vera e propria maestra di vita. Dopo il successo dell'edizione in cui ha trionfato grazie al suo rinomato fricò, la cuoca del Bottaccione è pronta per una nuova avventura con gli chef più famosi d'Italia. È stata, devo dire la verità, una grande sorpresa che non mi aspettavo. Quando mi hanno detto: Rosita, facciamo nei prossimi mesi, mi hanno telefonato da tanto tempo, facciamo diciamo Cuochi d'Italia superstar, come si chiama, e beh, è stata una cosa molto bella, molto emozionante. Ho pensato, dico, oddio, madonna, ho detto sì, come no, però poi dico, oddio, ma adesso io, Rosa, sarò all'altezza? Perché lì sono molto bravi, molto preparati, c'è la cucina regionale, ma non solo, la cloche a sorpresa, quindi bisogna in pochi minuti decidere e pensare subito all'attacco, quello che uno deve fare. Sinceramente, certo, io a me piace, poi il mestiere lo so, sono 50 anni ormai che faccio, così l'occhio va da solo, però poi lì sono bravi, quindi bisogna dare una bella immagine, speriamo di darla, che l'Umbria chissà se la porterò alla vittoria, non ci penso, però ce la metterò tutta. Qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda i progetti futuri, ma ora Rosita è concentrata per la prima sfida, prossimamente su TV8. Qualche progetto, piccolo o grande che sia, c'è sotto che poi speriamo che tutto proceda bene. Ci vediamo il 12 novembre su TV8, Cuochi d'Italia Hoshar! Metterò il cappello alla fine se vinco, perché non si sa mai, io ce l'ho paura così, però intanto il cappello vecchio lo mettiamo, una prima vincita l'ho fatta, speriamo bene, il 12 novembre su TV8, guardate Rosita, Rosetta, Rosa, sono io, grazie, grazie gente!